Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, oggi alle 20 si chiude il calciomercato invernale. Diciamo che non abbiamo più nulla a pretendere, soprattutto in riferimento al mercato in entrata. C'è da definire invece un movimento in uscita. Sappiamo che è saltato tutto tra Moise Kean e l'Atletico Madrid, più che altro per il fatto che l'Atletico voleva un giocatore già pronto e disponibile nell'immediato, invece Kean aveva bisogno di almeno qualche settimana per potersi riprendere da questo infortunio, che ancora non ho ben capito di cosa si tratta. E quindi pare che lui sia intenzionato ad andare a giocare, a trovare più spazio altrove. Questo perché? Perché ci sono gli europei e quindi non vuol perdersi la corsa per i mondiali, per gli europei con la nazionale. Anche in virtù dell'esplosione di Yıldız, che ha ancora di più diminuito quello che potrebbe essere il minutaggio che verrà concesso a Moise Kean. Quindi c'è la volontà del giocatore di andare a fare magari un po' di minutaggio altrove. La Juventus è d'accordo, quindi vogliono trovare una soluzione. Il tempo è un po' ristretto, non lo so se ci riusciranno, se no rimarrà alla corte di Allegri. Per quanto riguarda appunto il nostro nuovo acquisto, Alcaraz, come dir si voglia, allora mi sono un attimo documentato sul giocatore. È un giocatore duttile a livello, diciamo, posizionale, perché dalla cintola in su può ricoprire praticamente tutti i ruoli, a destra, a sinistra, può fare la mezzala, può fare anche la punta, ha fatto anche la punta oltre a fare quello che è il mediano puro. Ha ottima visione di gioco, imposta anche bene. Spesso nel Southampton andava a prendersi la palla anche direttamente dai piedi dei difensori per poter far ripartire l'azione e impostare. Sull'uno contro uno si dimostra anche coraggioso e volenteroso, diciamo così, e a volte riesce anche a passare l'avversario creando la superiorità numerica. I suoi numeri sono più che altro sugli assist e i pre-assist, quindi con passaggi filtranti che tendono a tagliare la difesa, cosa che per gli attaccanti è veramente qualcosa di straordinario, perché essere lanciati a rete con un passaggio filtrante, immagino un Vlahovic che possa fare bene con qualcosa del genere. Non è molto forte nei cross, anche se lì abbiamo altri che sono adibiti a farlo. Gioca bene con entrambi i piedi, tira a un buon tiro e segna anche da fuori area. Anche il colpitore di testa non è male. Quindi questa diciamo fotografia del giocatore se ne trae che è un giocatore assolutamente importante, un giocatore forte, ed è un giocatore di prospetto, anche perché stiamo parlando di un argentino di 21 anni, stiamo parlando di un giocatore fatto e finito. I numeri, almeno ieri, si parlava di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ai 35-40 milioni. Ieri sera sono state diramate le ufficialità dei dati, quindi la Juventus ha comunicato quello che sono gli accordi con il Southampton. Si parla appunto di un prestito oneroso con un riscatto fissato a 49 milioni di euro. Ora, vista così, oggi è il 1° febbraio, ancora il giocatore deve venire, deve arrivare, deve mettersi in mostra, deve dimostrare che questi numeri, che sono numeri dettati dalla sua esperienza, quell'anno che ha fatto, l'anno e mezzo al Southampton, quindi potrebbe confermarli, potrebbe eventualmente migliorarli, come potrebbe anche peggiorarli. Allora, vista così, sembra un'operazione giusto per andare ad arginare, a mettere una pezza su un reparto che deficita ma tanto il nostro, perché sappiamo benissimo, l'abbiamo detto in tutte le salse, la Juve quest'anno puntava forte su Pogba a centrocampo, come regista, come impostatore, come quant'altro. Pogba si è autoescluso e l'alternativa era Fagioli, e Fagioli si è autoescluso per altri motivi. Miretti era l'alternativa dell'alternativa, però Miretti a mio avviso sta deludendo, non è assolutamente da Juve. Locatelli a volte c'è, a volte no, è un po' incostante, quindi abbiamo praticamente il solo e Rabiot
che riesce in qualche modo a tenere in piedi il centrocampo. Però, ripeto, non possiamo far conto solo di avere un centrocampista dai piedi buono, che nel momento in cui, come abbiamo visto, per un motivo o per un altro è assente, la sua assenza si fa sentire. E come? Quindi è arrivato questo centrocampista, forse gli unici difetti, appunto come dicevo prima, è il fatto che non è particolarmente forte sui cross, in fase di ripiegamento è un po' lento a rientrare, e come un po' tutti i sudamericani e argentini è un attimino un po' troppo irruento, mettiamola così. Il fatto che noi abbiamo il cartellino facile, visto che con noi non siamo l'Inter e quindi i cartellini fioccano con piacere, questo potrebbe essere un punto a sfavore. Però, ripeto, vedremo come vanno le cose, vedremo se effettivamente il campo confermerà o meno questa tendenza. Il prezzo, ripeto, vista così, io direi che appunto è stata una manovra di Giuntoli, che tra l'altro seguiva il giocatore già quando era al Napoli ed era il giocatore al Racing, è stato poi, diciamo, non è stato concretizzato il trasferimento, quindi Giuntoli lo conosce, lo conosce bene, quindi mi fido di Giuntoli. L'unica cosa, come appunto stavo dicendo, è il prezzo, mi sembra decisamente alto, quindi 49 milioni per un giocatore che magari sarà anche di prospettiva, sarà anche forte, però 49 milioni senza contare quello che è l'impegno del prestito, quindi passiamo anche 50, insomma, sono tanti. Obiettivamente sono tante, anche perché il Southampton l'ha pagato l'anno scorso 15-16 milioni dal Racing di Argentina. Guadagnarci tre volte tanto dopo solo un anno, e tra l'altro in Serie B inglese, parliamone, cioè alla fine dei conti mi sembra un tantinello eccessivo. Probabilmente se il giocatore si dimostra un elemento fondamentale, dimostra di avere delle doti importanti, penso che la Juve un qualche sforzo lo faccia, ma cercando un po' di abbassare quelle che sono le pretese del Southampton. Poi tra l'altro sappiamo che il Southampton è fortemente interessato a Sulé, il nostro giocatore, anche se un po' mi roderebbe vederlo partire, però insomma Sulé e Yıldız un po' si pesterebbero i piedi secondo me, però vabbè, quella è un'impressione mia. E vedremo se il giocatore in questi sei mesi dimostrerà di essere veramente un giocatore forte, un giocatore su cui puntare. Penso che la Juventus in qualche modo cercherà di farlo proprio. Tra l'altro noi vorrei ricordare che due anni fa, quando prendemmo Bremer a 47 milioni, ci dissero che era un giocatore sopra, extra, strapagato, e invece adesso da Transfer Market il giocatore vale 50 milioni, quindi più di quello che l'abbiamo pagato. Quindi se un giocatore vale, penso che ci sta una valutazione alta. Poi, ripeto, abbiamo la fortuna di poterlo provare in campo, vedremo cosa succede. Già il fatto che abbia fatto rosicare all'inverosimile alcuni interisti, perché ci puntavano, l'avevano fra virgolette assaporato, se ne parlava in estate o forse l'anno scorso, non lo so, e l'hanno vista accasarsi a Torino, così come Diallo gliel'abbiamo ciulato, così come Bremer. Quindi insomma la storia si ripete, si continua a ripetere, perché voi siete la nostra, diciamo così, non dico succursale perché succursale del genere non ne voglio, siete i nostri sottoposti, mettiamoli così. La cosa fa ancora più piacere, ancora prima di vederlo in campo. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante. E in descrizione trovate anche i riferimenti della Fondazione Identità Bianconera. Sapete benissimo quanto io appoggi quella che è la loro battaglia, che è la mia battaglia e dovrebbe essere la nostra battaglia. Perché se si è juventini, se ci si tiene alla Juventus, se si tiene a quello che è un senso di appartenenza ad una squadra, non si possono più tollerare alcuni atteggiamenti di taluni giornalisti, opinionisti e quant'altro che offendono quello che è la nostra passione, e bisogna assolutamente dare un freno, e la fondazione si sta adoperando. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, appunto, a sostenere la fondazione, è assolutamente importante, e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve.